Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Sabato 8 settembre. Ariete, i sestili di Luna e Giove, entrambi favorevolissimi dai Gemelli, vi regalano una sensibilità molto spiccata e un equilibrio pressoché perfetto, l'ideale per recuperare eventuali rapporti incrinati o per prendere decisioni di una certa importanza. Toro, nutrite molti dubbi in merito ad una proposta d'affari cui un vostro vecchio conoscente vi propone di partecipare. Non agite d'impulso, le stelle parlano chiaro, non è il periodo adatto per tentare la sorte, molto meglio lasciar perdere. Gemelli, con la luna nel segno e oggi anche in perfetta sintonia con Giove, potete considerarvi baciati dalla più totale benevolenza planetaria. Sapete cosa desiderate e avete ben chiaro ciò che dovete fare per raggiungerlo, siete molto determinati. Cancro, se non siete più così certi di voler seguire la strada che avevate intrapreso, non c'è niente di male nel fermarsi un momento e rifletterci un po' su. Che vogliate ritoccare i vostri progetti o cambiarli radicalmente, l'unica mossa spetta comunque a voi. Leone, la luna in Gemelli vi concede numerose chance in più, soprattutto per quanto riguarda l'ambito dei vostri interessi culturali. Approfittatene, con il weekend alle porte poi tutto sembra perfetto per organizzare un breve viaggio con chi amate. Vergine, i movimenti planetari oggi hanno tutti un minimo comune denominatore, il segno negativo. Purtroppo vi tocca fare buon viso e cattiva sorte, anche perché la luna in quadratura al segno oggi è in pessimi rapporti pure con il sole e con Mercurio. Bilancia, amici o familiari, questo per voi è il vero dilemma. Il problema è che per questo fine settimana avete ricevuto proposte da entrambi i fronti. Se non sapete cosa decidere, provate con una soluzione salomonica, dedicate del tempo ad entrambi. Scorpione, un imprevisto potrebbe scompaginare i vostri piani per il fine settimana e forse mandare all'aria una gita alla quale tenevate molto. Capite bene che starsene lì a lamentarsi per la sorteria non serve a niente. C'è solo da darsi da fare. Sagittario, sempre in Gemelli, la luna prosegue la sua ostilità al segno, ma potete consolarvi con i promettenti trigoni che Venere e Urano vi destinano. Qualche tensione in famiglia dovuta al fatto che avete preso una decisione facendo di testa vostra. Capricorno, la situazione è meno problematica di come voi la dipingete, è soltanto che in questo periodo siete un po' troppo pessimisti e vedete tutto grigio. Lasciate stare soluzioni creative per superare eventuali difficoltà se non volete finire nei guai. Acquario, Luna e Giove sono tutti per voi e sono pronti a sostenere soprattutto il settore delle relazioni sociali. Sarà proprio un weekend da sogno, avete soltanto l'imbarazzo della scelta in merito alla destinazione e alla compagnia. Buon divertimento! E per finire i Pesci, seccature in famiglia da risolvere o un'invogliante proposta avanzata da un amico per il fine settimana. Inutile chiedersi quale opzione sceglierete, ma sapete bene che al vostro rientro troverete bronci anche più lunghi di quelli che avete lasciato.